Il punto di vista del Partito Democratico è un punto di vista prettamente politico. Tutti gli atti che vengono portati al vaglio del Consiglio Comunale ovviamente derivano dall'esecutivo e quindi dall'amministrazione. A questo proposito voglio ricordare che la responsabilità degli atti portati in Consiglio Comunale è del sindaco e della sua amministrazione. Il sindaco ha il dovere di portare in Consiglio Comunale atti corretti e laddove gli atti non siano corretti è chiaro che se ne deve assumere la responsabilità. Per quanto riguarda la delibera della Tari 2015, intendo precisare che in sede di Commissione Bilancio e in sede di Consiglio Comunale più volte l'opposizione ha sollevato dubbi e perplessità in ordine alle dichiarazioni rese dall'assessore al ramo, il quale affermava che eravamo di fronte ad una diminuzione dell'imposta. I dubbi sono stati molteplici, le richieste di rinvio dell'atto in Consiglio Comunale sono state reiterate. Se a fronte di queste richieste ci fosse stato da parte dell'amministrazione un atteggiamento più pronto all'ascolto e invece di un atteggiamento intransigente, probabilmente oggi il sindaco non si troverebbe a cercare di scaricare ad altri le sue responsabilità. Detto questo, però, io non voglio alimentare polemiche, voglio soltanto rivolgere un invito al sindaco. Invito al sindaco a controllare con attenzione la delibera della Tari e a mettere in evidenza e a verificare non soltanto quei dati che già abbiamo portato alla sua attenzione, ma lo invito soprattutto a controllare anche i costi del servizio, i costi che vanno dalle spese del personale, ai costi di noleggio mezzi, ai costi dell'IVA, perché siamo convinti che se si interviene su questi costi, se si guardano con attenzione, è probabile che la Tari possa anche diminuire e la diminuzione delle tasse è quello che non solo desideriamo, ma è anche quello che auspichiamo.